Bene a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo squad builder. Come mi è stato chiesto nell'episodio, nel video precedente del Club Tour, di fare una squadra contenente Icardi Team of the Season e Di Maria. Quindi ho voluto fare questa squadra che è molto competitiva, molto forte, molto divertente da utilizzare, una buona qualità, ma soprattutto è composta da 5 campionati e 5 nazionalità diverse, il che la rendono una buona ibrida. Ho usato il 4-4-1-1, come vedete, ripeto 150.000 volte, è il mio modulo preferito di Ultimate Team e quindi maggiormente uso questo durante i video delle squadre, eccetera, eccetera. Quindi partiamo subito. Allora, dal portiere, che è veramente un top portiere, cioè Neuer, probabilmente il portiere più forte del gioco, quest'anno non l'avevo ancora usato, tra l'altro, però in 4 partite mi ha fatto tanti di quei salvataggi che appunto lo rendono uno dei migliori portieri, se non il miglior portiere del gioco. Il prezzo è molto alto, ma il giocatore è molto molto forte e li vale tutti. Poi andiamo con il terzino destro. I due terzini sono un po' così, un po' a random per fare intesa più che altro, però compensano, vedrete, i due difensori centrali. Adesso non mi ricordo quanto. Silvio, eccolo qui, del Benfica, che comunque non è malissimo, ecco, ci sono peggiori. Terzini, secondo me, lui non è il massimo della vita, non ha una grande velocità, non ha neanche dei valori molto alti nel resto delle statistiche. Questo è un classico giocatore argento che invece però è oro, però comunque sia c'è di peggio. Poi andiamo a vedere il primo difensore centrale in ordine, vabbè, Boateng, potete anche invertire i due centrali, non fa molta differenza. Boateng è veramente forte, questa è la versione upgrade, se non erro. Veloce, forte in difesa, buon fisico, alto, work giusto, veramente un buon giocatore che vi consiglio ovviamente di provare se ancora non l'avete fatto. E il suo compagno di reparto è il suo compagno anche di squadra, tra l'altro, nel Bayern, cioè Benatia, come dicevo, potete invertirli, tanto non fa molta differenza. L'unico problema di questo giocatore, oltre al fatto che ha un po' meno velocità di Boateng, ma comunque i giocatori si somigliano molto, anzi Benatia è anche più forte in difesa e fisico sotto quell'aspetto, è questo work rate alto alto, quindi alto d'attacco, delle volte è un po' fuori posizione e in alcuni casi si è fatto sentire, però tutto sommato è una coppia quasi invalicabile, veramente fortissima. Mentre il terzino di sinistra ha usato un altro giocatore non raro, ripeto per fare intesa, però vabbè, non è neanche malissimo, cioè Ansaldi dell'Atletico Madrid, che comunque ha una buona velocità e dei buoni valori di difesa e fisico, quindi non è malissimo. Ok, andiamo a vedere, mi sto strozzando, vediamo i due centrocampisti centrali. Ho utilizzato, anche qui penso faccia poca differenza l'ordine in cui li mettete. Ho usato Fernandinho da una parte, che mi è piaciuto tantissimo, le statistiche per essere un CC sono molto buone, 4 partite, un gol e 2 assist, davvero pollice in su per questo giocatore che mi è piaciuto tanto e che comunque oltre a difendere molto attacca anche quanto basta. Mentre il suo compagno di reparto è, c'è anche tra l'altro un cambio di ruolo perché lui è un CDC, che se trovo, eccolo qui, Fernando, che tra l'altro fa tripla intesa. C'è da aprire da dire tante cose su questo giocatore, c'è da dire che ecco, forse è meglio metterlo sulla destra per ovvie ragioni. È un giocatore che difensivamente è fortissimo, c'è cioè un baluardo, le prende tutte, mi ha fatto anche un gol tra l'altro, però quando ha il pallone, mamma mia, mani nei capelli, è lento, cioè non veloce, ha un tiro abbastanza scarso, un passaggio terribile, non fate mai impostare a questo giocatore, piuttosto spazzatela perché apre dei contropiedi avversari incredibili e inoltre c'ha due stelle pieghevole che sono pessime, però comunque sia dal punto di vista difensivo è forte. Poi andiamo con l'esterno di destra, ho usato Salvio che ce l'avevo nel club, quindi l'ho usato perché mi era piaciuto l'ultima volta che l'avevo usato, mi ha fatto un gol, forse anche quell'assist lì mi ha fatto in queste partite. Comunque devo dire che è un buon giocatore da contropiede, un buon dribbling, controllo palla, un discreto tiro, eccetera, eccetera. Quindi sì, magari prendetevelo non in forma, però comunque sia un ottimo giocatore. Mentre dalla parte opposta, come esterno di sinistra, ho utilizzato Pablo Piatti, versione upgrade, che quest'anno non avevo ancora provato, l'ho usato negli anni di FIFA che era argento e mi piaceva tantissimo, quest'anno stranamente ancora non l'avevo provato, ma vi consiglio di farlo perché è veloce, contropiede sono veramente forti con lui e soprattutto un dribbling o controllo palla veramente meravigliosi, anche 4 stelle abilità, peccato che abbia un destro penoso con 2 stelle piede debole. E poi i giocatori che tutti conosciamo, cioè come AT ho usato Di Maria, veramente un top giocatore, 4 partite, 4 gol e 3 assist, vuol dire che sei veramente forte. L'unico problema, oltre vabbè al piede debole che si può anche fare a meno,
L'unico problema di questo giocatore è il work di difesa alto, il che lo fa tornare molto spesso, delle volte fuori posizione quando attaccate, e quando siete sotto che magari dovete fare gol, delle volte lui essendo sempre un po' dietro, fate un po' fatica a recuperare. Però è velocissimo, agilissimo, un dribbling portentoso, 4 stelle abilità, anche un ottimo tiro, mi ha fatto anche qualche gol di destro, tra l'altro, e un ottimo passaggio, quindi questo è veramente un giocatore formidabile, davvero. E poi per concludere abbiamo la nostra macchina da gol, cioè Icardi, davvero fortissimo. L'avevo letto, l'avevo sentito da Black Doom che questo giocatore era veramente forte, e davvero è veramente così. È un giocatore che ha tra l'altro un buon controllo palla che non mi aspettavo, e quando perde palla comunque cerca sempre di recuperarla e delle volte la recupera, e quindi è molto facilitato in questo. Veloce. Abbastanza veloce, 87, tiro infallibile praticamente quando tirate, anche di sinistra tra l'altro non sbaglia praticamente mai, ha un discreto passaggio presso un attaccante, un ottimo dribbling e un ottimo fisico. Purtroppo ovviamente ci sono quelle due stelle abilità che un po' come dire, lo penalizzano, però è veramente forte, è anche un work pe perfetto, quindi davvero un giocatore da provare, ragazzi, non costa neanche tanto, penso, quindi provatelo perché non ve ne pentirete. Comunque, raga, la squadra era questa, spero vi sia piaciuta, a me è piaciuta come squadra, mi sono abbastanza divertito utilizzandola. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace, uscirà un nuovo video. Come sempre scrivetemi nei commenti innanzitutto se vi è garbata questa squadra e consigliatemi qualche altra squadra da usare in futuro, magari con qualche giocatore in particolare. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Adesso io vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video. Bella raga! I need you to hear, and don't you